della città di Chiara va valorizzato, qui può essere una corona spettacolare. Non lo so, forse saranno cambiati gli accordi con la direzione del mercato ortofrutticolo, forse è stato riacquisito lo spazio all'ambito comune, però qui abbiamo adesso di qualità. Il pubblico si ferma per un selfie iniziale. Abbiamo già avuto modo di sentire la direttrice artistica della manifestazione che ci ha sottolineato che prioritariamente, prevalentemente sono tutti artigiani, semiprofessionisti, amanti, appassionati. Molti, la stragrande maggioranza, sono hobbisti che amano creare, fare queste creazioni artistiche, ma in genere, ma in particolarmente per il periodo di Natale. Momenti ci sono anche, c'è anche l'arte presepiale, come potete vedere, c'è un po' di tutto. L'obiettivo è quello, ecco, di restituire anche un clima di normalità, anche se le difficoltà siamo ancora nel pieno della pandemia. C'ha le musiche e le luci oltre la città, sì, abbiamo cercato di creare proprio un ambiente accogliente. Limiteremo al massimo gli eventi per evitare assembramenti. Ci fa molto piacere, non possiamo fare altro che complimentarvi e soprattutto la ringraziamo di sopportarci, perché siamo sempre Positano News è un veicolo straordinario. Siamo anticipati anche se l'apertura intanto c'ha, sì, alle 17 c'ha cadenze oggi e domani. Sì, oggi e domani. Poi il giorno dell'Immacolata, giorno 8, poi abbiamo l'11 e il 12. La notte del 12 è particolare perché saremo anche in, diciamo, in convivenza non forzata, ma piacevole con lo slogan del mercato della terra, che ogni è il loro appuntamento fisso, noi, ma sarà una ricchezza in più, un valore aggiunto, un modo per esaltare sia l'uno che l'altro. Loro stessi si immedesimeranno assolutamente questo. E poi abbiamo il 18, il 19, 2 gennaio e 6 gennaio con Frederico. Ovviamente avremmo voluto uno spazio riservato solo a questo, ma ovviamente dovete capire che è un'attività mercatale, certo, che ha le sue, certo, esigenze, certo, dei concessionari, che io ringrazio per la disponibilità, perché ci siamo sentiti, ma c'è questo nuovo modo, se mi non sentite, un momento di concertazione con gli stessi per condividere, ma anche poi eventualmente anche per differenziarci, però l'importante è parlarsi. Ringrazio, signori hanno dato tua mano. Questi signori sono di straordinaria importanza, perché il vicepresidente della Prologo, che è il motore di questa iniziativa, e quindi è un motore sempre, perché a stagione facciamo i parchi e offriamo ai turisti e agli ospiti in giro tutta l'ora, Bernardo, organizziamo la cosa. Io a tutti e due non posso fare altro che complimentarvi. Siamo, diciamo così, alla prima edizione, ma noi non facciamo caso alle edizioni. Certo, i tempi e il Covid manca il quinto senso, il sesto senso, è un profumo di, non dico alla maniera altoatesina, di vincolo oppure di castagna rossa, però la congeliamo sicuramente e gettiamo le basi per l'anno prossimo. E vediamo, chissà che da qui al 6 gennaio non possiamo affinare il gusto. Arriva Babbo Natale. Purtroppo il protocollo Covid. Domani non sarà anche per i bambini. Già siamo qua i bambini. La domenica ci sarà una casetta di Babbo Natale con Babbo Natale per accogliere le letterine dei bambini da spedire. Okay. Mercatino, qualcosa di avere, faremo soprattutto per i bambini. Il 19 mattina e il 2 gennaio faremo un teatrino dei burattini con i fratelli Mercatino. Vedetemi un attimo, permettete solo di dire questo. Per noi il Natale è anche solidarietà, in fondo ci sono tre stand dell'associazione Il Colibrì, per quanto riguarda l'Africa e l'AIFO. Il Natale è anche sensibilizzazione e anche capire che ci sono tanti problemi. È Natale per tutti, è assolutamente. E poi questo progetto, concludo, nasce anche in
grazie alla disponibilità e alla condivisione anche di un cofinanziamento con la Camera di Commercio di Napoli e di un protocollo d'intesa che è stato fatto anche con la Coldiretti, perché vedrete ci sono anche degli stand della Coldiretti già pronti che riceveranno. E forse presidente della Camera di Commercio, può darsi che oggi stesso, stasera, possa essere con noi per inaugurare questa situazione. Intanto dove sta la genialità dell'idea? La genialità sta nel fatto che andare in una piazza, ai mercatini, in un periodo incerto, piove, non piove, e invece esco da casa che sta piovendo per raggiungere un posto che sicuramente sono alto. E di questo posto noi vogliamo fare un veicolo culturale di attrazione turistica. E questo volevo aggiungere, che un posto come questo va sicuramente valorizzato, un'iniziativa come questa e non solo. Grazie ancora, complimenti. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi. Papà, che bella! Amico Rocco, buonasera. Saluti, auguri e complimenti. Grazie. Ciao, buonasera. La moda del filato. Come è il vostro nome, signora? Ottavia, bellissimo questo albero con le bigotte natalizie, possiamo definirle così. Eccola, eccola. Ci manca la data principe, ci manca il vestito. Ecore. Bellissimi questi. Hai coniugato arte povera con maestria del disegno. Riciclo, sempre riciclo. Riciclo. Auguri, complimenti. Grazie. Fina pranzo. E Monica e Monica fanno queste belle ceramiche, che colori, fatte a mano. Complimenti ragazzi, anche quelle collane, bellissima. Grazie. Ok, grazie. Buonasera, saluti, auguri, complimenti per il vostro banchetto. Grazie. Si contraddistingue da tutti quanti gli altri. Magnifico. Probabilmente abbiamo toccato pochissime cose. O è quello più costoso. Non lo so, non ho fatto il giro. Sono cose meravigliose, in vetro, cristallo. Sì, no, è vetro funziona. Vetro funziona.